agosto, periodo di relax, ma anche periodo in cui è possibile iniziare a ragionare cosa fare a settembre, inteso come inizio del nostro anno. Effettivamente settembre forse è anche più potente di gennaio ed è per questo che durante questi giorni di agosto ci divertiamo, ci rilassiamo, siamo un po' che spiaggia chi preferisce andare in montagna, ma è anche il momento in cui con calma riusciamo un pochettino a capire quello che ci è mancato durante questo anno e quello di cui abbiamo bisogno invece per l'anno nuovo, inteso appunto come settembre. Ed è per questo che ho creato un nuovissimo canale TikTok che ti consiglio di seguire, dove parlo ovviamente di mindset, strumenti, di tutto quello che serve per trasformarsi da professionista a imprenditore.